Inizia l'utilizzo del marchio prodotto di montagna, dopo che il Ministero delle Politiche Agricole ha firmato il decreto che aiuterà i consumatori a riconoscere più facilmente le produzioni provenienti o trasformate in montagna. Lo fa sapere Coldiretti Piemonte, spiegando che, nello specifico, l'indicazione facoltativa di qualità di questo marchio può essere utilizzata per le materie prime che provengono essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna. Il valore dell'agricoltura montana in Italia, prosegue Coldiretti Piemonte, è di 9,1 miliardi di euro, di cui 6,7 miliardi negli Appennini e 2,4 miliardi nelle Alpi. Gli occupati nel settore tra 2011 e 2016 nelle province alpine sono aumentati del 10%, secondo i dati della Fondazione Montagna Italia. Circa il 50% della superficie del Piemonte è montuoso e il 30% collinare, dati che denotano l'importanza di questo riconoscimento che rappresenta sia uno strumento economico sia sociale per promuovere ulteriormente le eccellenze gastronomiche delle nostre aree montane, oltre a essere sinonimo di qualità e garanzia per i consumatori, commentano Fabrizio Gagliati, vicepresidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Grazie a questo marchio, infatti, i cittadini potranno riconoscere più facilmente dall'etichetta le produzioni montane e supportare il loro valore anche dal punto di vista sociale ed ambientale. L'agricoltura di montagna, concludono Gagliati e Rivarossa, ha un ruolo fondamentale per la tenuta del territorio stesso, previene il dissesto idrogeologico e fa crescere i flussi turistici, oltre a tutelare il paesaggio e a mantenere costante il presidio di aree che altrimenti rischierebbero l'abbandono.